Carlo Alberto Dalla Chiesa nasce a Saluzzo, in provincia di Cuneo, il 27 settembre del 1920. Diviene ufficiale di complemento di fanteria nel 1942 e allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale entra nell'Arma dei Carabinieri. Il suo primo incarico lo vede comandare la tenenza di San Benedetto del Tronto, dove rimane circa un anno, sino alla caduta del fascismo. A causa del suo rifiuto a collaborare nella caccia ai partigiani, viene inserito nella lista nera dai nazisti, ma riesce a fuggire prima che le SS riescano a catturarlo. Dopo l'armistizio, entra nella Resistenza, operando in clandestinità nelle Marche, dove organizza i gruppi per fronteggiare i tedeschi. Finita la guerra, con il grado di capitano e laureatosi a Bari in giurisprudenza e scienze politiche, nel 1946 sposa a Firenze Dora Fabbo, che gli darà tre figli, Rita, Nando e Simona. Sulla base delle importanti esperienze acquisite nel campo della lotta alla criminalità, nel 1949 viene inviato, per sua esplicita richiesta, in Sicilia, dove entra a far parte delle forze repressione e banditismo, ove si trova a fronteggiare la mafia e criminali, come il famigerato bandito Salvatore Giuliano. Qui il capitano Dalla Chiesa comanda il gruppo Squadriglia di Corleone e porta a termine indagini di grande delicatezza, come quella dell'uccisione del sindacalista socialista Placido Rizzotto, meritando così per la sua attività una medaglia d'argento al valor militare. Amo soprattutto i miei carabinieri, di oggi e di sempre, anche in congedo, anche se non esistono più. Dal 52 al 1966 riveste vari incarichi di comando tra la Lombardia, il Piemonte ed il Lazio, ritornando nel 1966 e fino al 1973 in Sicilia con il grado di colonnello al comando della Legione Carabinieri di Palermo. Qui avvia particolari indagini per contrastare Cosa Nostra. Il risultato di queste indagini, portate avanti con metodologie innovative, è il dossier dei 114, nel quale si fanno per la prima volta i nomi di Gerlando Alberti e Tommaso Buscetta come elementi centrali di molti eventi criminosi, oltre che quelli di Luciano Liggio e Michele Greco. E mentre riesce a delineare una mappa precisa del potere delle famiglie mafiose sul territorio siciliano, il colonnello inizia anche ad investigare sulle presunte relazioni fra mafia e politica. Nel 1973 Dalla Chiesa è promosso al grado di generale di brigata e trasferito a Torino, dove comanda la regione militare del Nord-Ovest, che opera su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Proprio in quegli anni ha inizio la tragica stagione del terrorismo, che culminerà con l'assassinio di Aldo Moro ad opera delle Brigate Rosse nel maggio del 78. Il governo, che già nel 1977 lo aveva messo a capo del coordinamento del servizio di sicurezza degli istituti di prevenzione e pena, gli affida poteri speciali e lo nomina coordinatore delle forze di polizia e degli agenti informativi per la lotta al terrorismo. Sorta di reparto operativo speciale alle dirette dipendenze del ministro dell'interno, creato proprio per contrastare quel fenomeno divenuto sempre più allarmante per la stabilità del paese. Nel 1979 viene trasferito nuovamente a Milano, ove, nonostante la recente perdita dell'amata moglie Dora, prosegue il suo impegno nella lotta alle BR e alle altre organizzazioni terroristiche che verranno così smantellate, fino alla individuazione e all'arresto degli esecutori materiali degli omicidi di Aldo Moro e della sua scorta, oltre che di centinaia di fiancheggiatori. Alla fine del 1981 diviene vicecomandante generale dell'arma, massimo grado allora rivestito da un ufficiale dei carabinieri. Nel maggio dell'82, a seguito dell'omicidio per mano mafiosa del deputato del PC Pio La Torre, il generale viene inviato in Sicilia come prefetto di Palermo per contrastare l'insorgere dell'emergenza mafia. Nonostante il palese fastidio delle istituzioni locali e la carenza di sostegno da parte del governo, come ebbe egli stesso più volte a lamentare, comincia ad ottenere i primi successi investigativi.
Nel giugno del 1982 riesce a sviluppare, come già aveva fatto in passato, una sorta di mappa dei boss della nuova mafia, che chiama Rapporto dei 162, ed inizia una lunga serie di arresti e di indagini in collaborazione con le forze dell'ordine, che hanno come obiettivo quello di appurare eventuali collusioni tra politica e Cosa Nostra. Nello stesso tempo avvia un'opera di sensibilizzazione della cittadinanza, a partire dagli incontri con gli studenti e gli operai dei cantieri navali, per diffondere una nuova cultura della legalità e promuovere un clima di fiducia nello Stato. Generale, ma tu a Palermo che ci sei venuto a fare? La rivoluzione. No, e allora che cosa? A far funzionare lo Stato. E questa non è rivoluzione. Ma la sua azione viene tragicamente interrotta dai colpi della mafia. La sera del 3 settembre del 1982, in via Isidoro Carini a Palermo, la A112 bianca, sulla quale viaggia il prefetto, guidata dalla moglie Emanuela Setti Carraro, sposata solo poche settimane prima, viene affiancata da una BMW e da una moto di grossa cilindrata, da cui vengono esplose raffiche di Kalashnikov AK-47, che uccidono il generale prefetto e la giovane moglie, e feriscono a morte l'agente Domenico Russo, che li segue con l'auto di servizio. Carlo Alberto Dalla Chiesa viene insignito della medaglia d'oro al valor civile alla memoria, con queste parole. Già strenuo combattente, quale altissimo ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, della criminalità organizzata, assumeva anche l'incarico, come prefetto della Repubblica, di respingere la sfida lanciata allo Stato Democratico dalle organizzazioni mafiose, costituenti una gravissima minaccia per il Paese. Barbaramente trucidato in un vile e proditorio agguato, tesogli con efferata ferocia, sublimava con il proprio sacrificio una vita dedicata, con eccelso senso del dovere, al servizio delle istituzioni, vittima dell'odio implacabile e della violenza di quanti voleva combattere.